Vangelo di Marco. Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia. Ecco dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di pelle di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dai tuoi sandali. Io va battezzato con acqua, ma egli battezzerà in Spirito Santo». Battesimo e tentazione di Gesù. Ed ecco in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne la voce dal cielo: «Tu sei mio figlio, mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Credete nel Vangelo. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo». I primi quattro discepoli, passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti, e subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Giunsero a Cafarno e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Chi vuoi da me, da noi, Gesù Nazareno? Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi sei tu, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino gli spiriti impuri gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. E subito usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella gli serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». E gli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò tutta per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato».
e subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito, gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimoni per testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano da lui, a lui da ogni parte. Entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunziava la loro parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto del punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: figlio, ti sono perdonati i peccati. Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: perché costui basta così? Parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati? Oppure alzati, prendi la tua barella e cammina. Ora perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse al paralitico: alzati, prendi la tua barella e vai a casa tua. Quello si alzò e subito prese la sua barella sotto gli occhi di tutti, se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodarono Dio, dicendo: non abbiamo mai visto una cosa simile, nulla di simile. Gesù con i peccati uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva da lui ed egli insegnava loro. Passando vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti infatti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, Gesù disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. I discepoli di Giovanni, i farisei, stavano facendo un digiuno. Vennero da lui e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quel giorno digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo divenga peggiore, e nessuno versa vino nuovo in odri vecchi, altrimenti vino speccherà gli odri e si perdono vino e odri, ma vino nuovo e odri in odri nuovi. Avvenne che di sabato Gesù passava fra i campi di grano e i suoi discepoli. Mentre camminavano si misero a cogliere spighe. I farisei gli dicevano: guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito? Ed egli rispose loro: non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni. E diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Entrò di nuovo nella sinagoga, vide lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva il giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati, vieni qui in mezzo. Poi domandò loro:
È lecito il giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano, e guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: tendi la mano. Ed egli la tese, e la sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. In mezzo a una grande folla, Gesù intanto con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla, sentendo quanto gli faceva, andò da lui. Allora gli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti avevo guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi, gridavano: tu sei il figlio di Dio. Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva, ed essi andarono da lui. Né costui 12 che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costui dunque i 12: Simone, al quale pose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boneges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone di Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. Entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, dicevano infatti, e fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Belzebù e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli dell'uomo, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno e reo di colpa eterna. Poiché dicevano: è posseduto da uno spirito impuro. Giunsero sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle, stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì intorno a lui una folla enorme, tanto che egli salito su una barca si mise a vedere che stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole, diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, ecco il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso dove non c'era molta terra e subito germogliò perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi e i rovi crebbero, lo soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto, spuntarono, crebbero e resero il 30, 60, il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchie per ascoltare, ascolti. Quando furono da soli, quelli che erano intorno a lui, insieme ai 12, lo interrogarono sulle parabole. Ed egli diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio, per quelli che sono fuori invece tutto avviene in parabole, affinché guardino sì, ma non vedano, ascoltino sì, ma non comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. E disse loro: non capite questa parabola e come potete comprendere tutte le parabole? Il seminatore semina la parola.
Quelli lungo la strada sono coloro dei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Quelli seminati su terreno sassoso sono coloro che quando ascoltano la parola subito la accolgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi a sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola subito vengono meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi. Questi sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo, le seduzioni delle ricchezze e tutte le altre passioni. Soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono. Sono coloro che ascoltano la parola, la accolgono e portano frutto il 30, il 60, il 60, il 100 per uno. Diceva loro: viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto, o non invece per essere messa sul candelabro. Candelabro? Vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti, diceva loro. Fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi, anzi vi sarà dato di più, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Diceva così il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno di spiga, e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva, a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami con grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava a loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava a loro mai in privato, ma ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E congelata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu una grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Giunse all'altra riva del mare, nel paese dei Gerasedi, sceso dalla barca. Subito dai sepolcri venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Così aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spacciato i ceppi, e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse e si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: che vuoi da me, Gesù, figlio di Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi. Diceva infatti: esci spirito impuro da quest'uomo. E gli domandò: qual è il tuo nome? Il mio nome è Legione, gli rispose, perché siamo in molti. E lo scongiurava con insistenza perché non gli cacciasse fuori dal paese. C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo. E lo scongiurarono: mandacene quei porci perché entriamo in essi. Glielo permise e gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe del mare. Erano circa 2000 affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia della città e nelle campagne, e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunse da Gesù, videro un indemoniato seduto, investito e sano di mente, lui che era posseduto dalla legione, ed ebbero paura.
Quelli che avevano visto spiegarono loro che era cosa era accaduto all'indemoniato il fatto dei porci, ed essi misero a pregarlo di andarsene al loro territorio. Mentre saliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: va nella tua casa e annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui e per tutti, e tutti erano meravigliati.